Buongiorno, sono Francesco Lopiccolo. Dedico questa lettura e queste riflessioni a tutti gli utenti e amici del sistema bibliotecario cittadino di Palermo. Il libro che ho scelto e da cui vi leggerò degli stralci è custodito presso la Biblioteca Comunale Leonardo Sciascia e si intitola Brevi cenni storici, biografici e artistici delle maschere siciliane in Palermo che vissero dal 1750 in poi. Pubblicato a Palermo presso la Tipografia Barravecchia, Via Divisi numero 20, Palazzo Mezzojuso, 1884. Da questa interessante monografia, scritta da Gaspare Camilleschi, ho stralciato il personaggio di Ferrazzano, il più celebre, anzi la più celebre delle maschere palermitane del Settecento. Vissuto nella prima metà del Settecento, l'autore ci dice che si chiamava Nardo Ferrasani, volgarmente detto Firrazzano, ma più esattamente il marchese di Villabianca, nel suo Palermo d'oggigiorno, scrive che si chiamava Francesco e che abitava in un cortile che da lui prendeva il cognome e il nome nei pressi di Piazza Sant'Onofrio. Oggi il cortile non esiste più. Ferrazzano era un personaggio mitico a Palermo. Mentre Pietro Follone, vissuto un secolo prima, era per il popolo palermitano il depositario di tutta la saggezza e la furbizia espresse in versi dialettali, a Ferrazzano la gente attribuiva tutti gli scherzi e le facezie più originali che succedevano in città. La sua fama fu grande, ma al contrario di Pietro Fuduni e dell'ancor più antico Giufà, la cui memoria è giunta fin quasi ai nostri giorni, Ferrazzano fu dimenticato dopo un secolo e mezzo dalla sua esistenza. Il dottor Pitré, per primo, raccolse gli episodi raccontati dai suoi pazienti. Camilleschi, con garbo, corresse Pitré, mettendo a punto alcuni personaggi protagonisti delle vicende, sulla scorta delle memorie tramandategli da suo nonno, il cui padre l'aveva conosciuto personalmente. Infine, Natoli cercò di risuscitarlo, facendolo protagonista di un suo racconto, senza però molto successo. Ferrazzano mi ha ricordato che anche mio nonno Francesco, per farmi giocare, mi raccontava le storie di certi suoi tiri birboni a un semplicione della sua borgata, scherzi che facevano divertire tutta la piccola comunità agricola di Fondomicciulla. Cominciamo. Le notizie sul conto di Nardo da Palermo, detto Ferrasani, e dal popolo Firrazzanu, le debbo a mio nonno Gaspare, che me le raccontava quando intendeva quietarmi nelle mie puerili diavolerie, che a dir vero non erano poche. Lui le ebbe raccontate da suo padre, che era stato coetaneo del Ferrasani stesso. Ferrasani faceva il barbiere, ma smise di esercitare il suo mestiere e cominciò a fare il comico. Ordinariamente vestiva in scena con un abito tutto bianco vicino alla foggia di Pierrot. Grazioso nelle parole e nei gesti, con le arguzie della lingua e con i movimenti del corpo, divertiva moltissimo l'uditorio. Per lo più indossava le vesti del servitore. Quando in scena il padrone lo sgridava, egli con arte si faceva tutto pallido, che sembrava un infermo spirante, e se lo stesso si placava poco dopo, egli si infiammava nel volto divenendo rosso in tal guisa che cagionava maraviglia nell'animo degli spettatori. Talvolta torceva la bocca e ingrandiva il mento con siffatto sberleffo che movea le risa anche nei più malinconici o svogliati. Con l'età avanzata riprese il mestiere di barbiere e andava per le vie di Palermo chiedendo ad alta voce perdono dello scandalo dato col suo parlare libero nel teatro.
ma lo faceva in modo capriccioso e bizzarro. «Vi chiedo scusa», gli diceva, «del cattivo esempio che vi ho dato e m'accuso di essere stato un furfante, ma più furfanti siete stati voi altri portandovi così vogliosi ad ascoltarmi». Il popolo rideva e lo seguiva per strada. Tra le tante sue facezie che mi raccontava mio nonno c'era questa. Come barbiere si era familiarizzato nelle famiglie per lo più aristocratiche. In esse era ricercato e ritenuto come buffone. Divenuto intimo nella famiglia del principe di Belmonte, un giorno la principessa ebbe il desiderio di conoscere la moglie di Ferrasani e gli chiese di farla venire a palazzo. Egli subito promise di contentarla, però la prevenne che sua moglie era sorda come una campana e bisognava alzare di molto la voce per farsi sentire. Ferrasani espose alla moglie quel desiderio, la quale mostrò gran piacere, però le disse che la principessa era sorda e che quindi parlandole doveva gridare a squarciagola. Il barbiere prevenne il principe dello scherzo, della sordità dell'una e dell'altra, per cui quando la moglie entrò nella stanza della principessa, i due mariti si misero in agguato nella camera attigua per sentire. La moglie di Ferrasani rimase intontita per la magnificenza del palazzo e rimase confusa, imbarazzata e timorosa nell'avvicinarsi alla principessa. Ma costei le diede coraggio e con nobile gesto la invitò ad avvicinarsele. Poi ad alta voce le disse: «Che c'è? Come state?» E la donna rispose gridando in dialetto: «Buona! E voscenza come si la passa?» «Benone», disse la principessa, ma con voce forte come un colpo di cannone. La moglie di Ferrasani, scossa da quel grido, esclamò: «Voscenza non gridasse a così, picch'io non sugno sorda!» «Ma come non siete sorda?» riprese la principessa. «Cillenza no», rispose, «ca io ci sento buona!» La principessa allora disse: «Ma chi è stato l'autore di questo scherzo?» «E voscenza non si lo figura, fu certo giù schifioso di me marito!» Allora uscirono i mariti dal loro nascondiglio sganasciandosi dalle risa. Il principe però fece un bel regalo alla donna e questa, ringraziando goffamente, se ne andò con suo marito. Ecco un'altra delle sue facezie. In un giorno di festa, il genetriaco o l'onomastico, non ricordo bene, della principessa di Cattolica, il principe suo marito ogni anno dava un gran pranzo a parenti e amici. E approfittando che Ferrasani era il suo barbiere, confidente, svelto e faccendiere, gli diede incarico di procurargli 24 pernicane, che sono in dialetto le figlie delle pernici. Egli fu subito pronto ad accettare. La forma di questi animali è a guisa di gobbi, per il rilievo che hanno sul dorso. Da che ne è nata l'ingiuria che si dice agli uomini gobbi chiamandoli pernicane. Profittando del doppio senso delle parole e volendo fare uno scherzo al principe, si diede la pazienza di girare per la città e raccolse 24 gobbi, in dialetto immuruti o pernicani. A tutti invitò di recarsi per un giorno vicino a quello del pranzo al palazzo del principe, dicendo ad ognuno che costui doveva parlargli di premura, avvertendolo di attendere nel portone del palazzo a una data ora in cui egli si sarebbe fatto trovare per presentarlo. Riunitisi tutti al palazzo quel giorno all'ora stabilita, ognuno non sapeva che pensare nel trovarsi in compagnia di altri individui a lui simili. Arrivato Ferrasani, li fece salire tutti insieme a lui e li fece rimanere nella sala ad aspetto. Quindi entrò solo nel gabinetto del principe. Costui, appena lo vide, gli chiese subito se aveva eseguito la commissione e dalla risposta affermativa mostrò il desiderio di vedere le pernicane. Condotto nella sala d'aspetto, appena vide tutti quei gobbi, rimase sorpreso e confuso e assordato dalle voci sguaiate di tutta quella caterva che a coro lo salutavano: «Siervo di vostra eccellenza!»
a quella scena, un po' adirato, il principe chiese cosa significasse la riunione di tutti quei gobbi. Allora, sogghignando, Ferrasani rispose: «Vostra eccellenza volia procurarti 24 pernicani e io ci portavi 24 immoruti sino all'isopedi». Il principe, capito lo scherzo, ridendo, diede delle monete a quelli per il loro incomodo e così terminò la scena di quella gobeide. In una strada dirimpetto la casa di Ferrasani abitava uno studente provinciale che imparava a suonare il violino. Nelle ore in cui Ferrasani si riposava, costui studiava la lezione. Ognuno sa che i principi del violino sono oltremodo seccanti e noiosi da far venire la smania, e c'è infatti l'adagio «Dio ti scansi di malo vicino e di principianti di violino», che sono ambedue molestissimi. Ferrasani, udendo le stridenti note musicali a guisa di lamento e nelle ore notturne, non poteva conciliare sonno. Una notte si alzò e, fattosi alla finestra, chiamò a nome quel provinciale e lo pregò di smettere o di fissare lo studio ad altra ora più regolare. Il provinciale, rozzo per natura, sgarbatamente gli rispose: «Amico mio, ognuno un tal a sua casa e padroni di fare chi du chi voli». Ferrasani, non sapendo cosa da ridire, si ritirò meditando una risposta. Appena fatto giorno si alzò e si recò al mercato. Comprò due porcellini detti gnignalì e, portandoli a casa, attese l'ora della lezione. Appena egli cominciò, Ferrasani legò con una corda i porcellini per i piedi di dietro e poi li attaccò penzoloni a capo sotto in un chiodo fuori della finestra. Essi cominciarono a grugnare in modo così stridulo da fare assordare la gente. Lo studente, stonato dall'armonia porcigna, si affacciò, chiamò Ferrasani e lo rimproverò per l'atto imprudente. Ma lui gli ripete la stessa frase: «Amico mio, ognuno ha la sua casa e padroni di fare chi lui vuole». Da qui nacque la transazione. Lo studente faceva la sua lezione quando Ferrasani era fuori casa e rimasero amici. Un giorno Ferrasano passeggiava per Toledo. Alcuni amici gli andarono incontro e, fermatolo, si misero a parlare. Nel contempo transitava un venditore di Monreale pieno di ovi. La foggia del vestito dei campagnoli monrealesi è corpetto di panno o di velluto color scuro, calzone dello stesso drappo attaccato sotto il ginocchio e fermato con un laccio nella cinta e proprio nella parte di dietro, perché loro non sono abituati a portare gli straccali. Calze di lana, scarponi e berretto di lana o seta nera. Egli teneva gli ovi nel paniere e, come è sistema dei venditori ambulanti che bandiscono la merce, li bandiva. Gli amici lo istigarono allora a fargli uno scherzo. Lui disse: «Lo farò a condizione che paghiate il danno». E loro acconsentirono. Ferrasano chiamò allora il venditore e cominciò a patteggiare il prezzo degli ovi. Stabilito il costo, disse al monrealese di incrociare le braccia e poggiarle sulla bocca dello stomaco, di modo che, scegliendo gli ovi, li posava sulle braccia incrociate per poi numerarle e pagarne il prezzo. Arrivato a un certo numero, Ferrasani fece sosta e destramente, con arte, passò dietro il venditore e con un temperino gli tagliò il laccio del calzone. Rotto il fermaglio, le brache del villano andarono giù come la calata di un sipario. Il pover'uomo, confuso di una figura tanto indecente, in un fiat sciolse le braccia e si tirò appena in tempo le brache. Gli ovi si ruppero facendo una frittata. Tutti coloro che passavano si mossero a ridere. Lui solo non rideva, mortificato e dolente per il danno, ma gli amici lo serenarono perché di buon animo gli pagarono il prezzo degli ovi rotti. Un giorno Ferrasano, passeggiando insieme a persone che lo conoscevano,
vide venire un uomo con un asino carico di tegami e pignate di creta, impostate nello sportone detto Zimmile. Uno dei suoi conoscenti lo stuzzicò perché facesse qualche burletta. Lui rispose: «Io lo farò, purché paghiate». Si avvicinò a quell'uomo e disse: «Compare, permettete che ci dicessi una parola al vostro scecco?» Il conduttore, ritenendolo babbione per quella sciocca domanda, rispose: «E vossia ce la dicessi sta parola lume scecco?» Ferrasano teneva in bocca il suo sigaro e, accostandosi all'asino, finse di parlargli all'orecchio e gli buttò il sigaro acceso. La bestia, sentendosi bruciare, si gettò a terra, strisciandosi la testa sul terreno e ragliando fortemente. I tegami si ruppero. L'uomo, confuso per tanto danno, domandò a Ferrasano che cosa aveva detto all'asino per generare tale precipizio. E Ferrasano, freddo e secco, rispose: «Ci disse che morì suo padre e per sta notizia e per la pena egli uscì con terra». Tutti quelli che ridevano a quella scena allora applaudirono, ma l'uomo rimase come un allocco e come un demente per il brutto scherzo. Si consolò solo perché quei signori lo pagarono. Ferrasano fu sepolto nella cripta di Sant'Antonino. Andavano le genti spesso a visitarne la mummia, augurandogli pace all'anima sua, ma la cosa finiva poi in risate nel guardarlo, e ricordando ognuno le sue facezie e la devozione non riusciva di nessun profitto. Così i guardiani del cimitero lo fecero levare e porlo sottoterra. Amici, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.